Allora, ho disegnato questa specie di oggetto. E se io vado a sospendere questo qui, ok, naturalmente stiamo parlando di solido, si sospende tutto e dunque io devo riattivare, no? Notare che è un corpo unico. L'ho fatto in modo che non ci sia, che non dovrebbe essere padre figlio. E dunque l'idea era che sospendendo questo dovrebbe rimanere l'estrusione 2 e l'estrusione 3. L'ho fatto nello stesso modo anche l'estrusione. Dunque, se vado però a sospendere l'estrusione 2, l'estrusione 3 resiste. E dunque è un po' un controsenso per la legge padre-figlio della modellazione solida, cioè comunque il primo, comunque è sempre il papà. Cosa che teoricamente no, non dovrebbe esserci, ci sarà sicuramente una ragione, però da un punto di vista concettuale non dovrebbe essere, perché se l'estrusione 2 io adesso la riattivo comunque per come l'ho costruita, ma l'ho costruita anche questa, così teoricamente facendo così dovrebbe resistere questo e questo qua, invece perché siccome succede per l'estrusione 2 che riesco a mantenere l'estrusione 3, a questo punto tirando via l'estrusione 1 dovrebbe rimanere l'estrusione 2 e dunque di conseguenza anche l'estrusione 3. Invece se tiro via l'estrusione 1 va via tutto. Dunque, a mio avviso, per il discorso di padre e figlio non. Comunque, anche se uno disegna bene per poi proprio staccare affinché l'estrusione 2 non sia la figlia dell'estrusione 1, comunque ecco sempre papà perché probabilmente è la prima estrusione. Vabbè, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.